Questo programma è offerto da Gradisce signore. Che party sarebbe senza Coleschi? Coleschi, carta, plastica, party. Champagne, signore. Eccomi qua. Sempre nella cucina di Villa Guicciardini a Osella. E che cosa c'ho qui davanti? Guardate un pochino. Sono stata a fare la spesa alla macelleria Giannoni in via Cigliani a Prato e ho preso gli ossi buchi. Li ho visti lì, ho detto oggi fa una ricettina proprio buona buona. Per l'inverno, si va incontro all'inverno, si fa un po' di cose più lunghe, cotture un attimino più lunghe, ma sempre facile. Si fa gli ossi buchi briachi. Gli ossi buchi briachi ci occorre, prima di tutto, questi bellissimi ossi buchi. Poi serve della cipolla, carote e sedano tritati, della farina, del vino bianco. E poi in abbinamento ci farò un risotto allo zafferano e mi occorre il riso, lo scalogno, il burro, lo zafferano e un po' di prezzemolo e del brodo vegetale che mi sono preparata qui. Procediamo. Intanto si accende il fuoco per preparare per mettere gli ossi buchi in cottura. Si mette l'olio, io lo sapete, abbondo sempre un po', non sono di quelle con le manine strette per l'olio, per i condimenti. Poi prendo la farina, si va a infarinare gli ossi buchi. Voi prendete un piatto un po' più grande, infarinateli così, io cioè non c'ho tanto posto, allora faccio così. Si mettano a dorare un attimino. Perché poi sono, ora li taglio un attimino qui perché sennò mi si arricciolano, tagliateli, vedete c'hanno la pelle molto spessa, l'involucro della pelle stessa molto spessa e quindi vanno ad arricciolarsi in cottura. Basta un tagliettino e ecco qua, questo è fatto, si sala, pepe, un po', sale, pepe, lo rigiro li rigiro così, vedete questa non l'avevo tagliata e mi se basta inciderla, ecco così, e si fa anche quest'altro, si gira.
anche questo. Ecco. Si sala ancora. Ancora pepe. E ci buttiamo sopra un bel abbondante trito di cipolla, carota e sedano. Si fa insaporire bene. Un altro gocciolino di sale per il trito. Si fa insaporire bene, poi ci mettiamo, si rigira ancora, aspetta, così di sotto per fargli prendere il sapore. Ecco, così, profumino. Io adoro, in casa la mattina. Quando ci avete le mattinate, vi capita una mattinata in casa, com'è bello mettere le cose sul fuoco, come quando Serafini si sentiva l'odore del ragù, e poi mettersi a fare le cose, a sbrigare le cose di casa, perché sono cotture che si cuociono da sé, messe piano piano al fuoco, la mattina le mettete subito, a pranzo ci avete il pranzo pronto. Poi questi qui sono buoni, buoni anche con la polenta, Quando hanno preso e si sono insaporiti gli odori e tutto il resto, cosa si fa? Si va a mettere il vino bianco. Si copre con il vino bianco. Si prende il nostro coperchio, si mette qui e si va a metterlo in cottura da un'altra parte. Aspettate, lo metto qua su una parte e cuoce. E qui noi si prepara il risotto. Il risotto si mette subito un po' di burro, un pochino d'olio, si fa lo scalogno, si trita, così, mettiamoci anche questo, lo scalogno gli dà sapore. Andrebbe tritato fine fine, ma non importa, se tu senti un po' di scalogno in bocca quando si cuoce in cottura, va benissimo. Burro, scalogno, si fa appassire. Lo scalogno ben bene, poi si butta il riso, calcoliamo 2 pugni a persona, io sono in 4, 2, 3 e 4, abbondiamo un po' meno, un cipolle, e 4 perché sono 4 ossi buchi. Si va a servire il risotto con un osso buco a testa e quindi va benissimo. Allora, quando si fa tostare per circa 4 minuti il riso, dipende dalla quantità, 4-5 minuti, si gira e si fa tostare bene. Dopodiché, quando è tostato, incominciamo
con il brodo si incomincia a bagnare con il brodo poco per volta. Voi fate andare questo qui, quando poi è assorbito il brodo lo riaggiungete via via così fino a quasi cottura. Ci vorranno circa un quarto d'ora, 18 minuti il riso. Ci si vede quando è quasi cotto. Il risotto è quasi pronto. Vado ad aggiungere lo zafferano e un pochino di brodo, così, quasi pronto, gli ossibuchi sono pronti, perfetti, si fa tirare, si fa amalgamare, bene, si fa prendere il sapore, un aggiusto di sale, finito il brodo, ecco qua, bellino bellino. Voi gli ossibuchi li guardate sempre, se sono, si dice, se viene, se il vino si è ritirato, potete allungare con un pochino di brodo, con un altro po' di vino, pochino, oppure con dell'acqua calda, e aggiustate anche questi, sempre li assaggiate, se sono giusti di sale o di pepe. E io ho preso nel frattempo anche un po' di grana, spengo il risotto, giro bene bene bene. C'è chi fa il risotto all'onda, allora devi stare lì, che lo... però io uno tempo. Va bene anche così. Ecco qua. Perfetto, prendo il piatto e intanto ci si mette il riso sopra. Questo. Ecco qua il riso pronto, ora prendo, brucia, ecco così, prendo questo, si prende un ossobuco qui, si mette sopra un po' di sughettino, sopra così, da te tolgo, si prende un po' di prezzemolo, appoggio qui un attimino. Prezzemolino, un pochino sopra e un filino di olio buono. Profumo
fantastico. Guardate qua, che bellezza! Gli ossi buchi della macelleria Giannoni sono strabuoni. La carne è tutta buona. Andate a vedere, a visitare, perché io tante volte ci passo quando non ho tempo e hanno anche tutto il pronto cuoci, tutte cose pronte da mettere in padella e avete risolto il problema del pranzo, della cena. Se lavorate, se non avete tempo, e che tenetevele sempre a portata di mano. Poi la carne tutta del territorio, quindi è carne buona, di qualità, e sapete da dove arriva. E poi importante, c'hanno anche un bel reparto di gastronomia, dove se volete fare, se i vostri bambini all'improvviso vi chiedono di fare vogliono le lasagne e non ci avete il sugo, andate dai Giannoni, ce l'hanno. Vanno regalato delle pappardelle, la mamma va regalato le pappardelle, il cinghiale, ragù di cinghiale Giannoni ce l'ha, quindi che cosa aspettate? Andate a trovargli. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani o alla solita ora, mi raccomando, con la carta, la penna, tutti gli appuntini per Benino, e provate a fare le ricettine. Vi aspetto alla solita ora su TV Prato, canale 74 del digitale terrestre. Ma ora, con questo profumino, non ci resta che andare tutti a tavola. Ciao! A domani! A domani! Questo programma è stato offerto da Gradisce Signore. Che party sarebbe senza Coleschi? Coleschi, carta, plastica, party. Champagne, signore.